Direi che possiamo passare al 2172, a firma Bertola Pendino, inceneritore del Gervido, già un incidente al secondo giorno di lavoro. Ah, grazie, io ringrazio i consiglieri perché interpellanti, perché in realtà ci permettono, mi permettono, permettono all'amministrazione di svolgere alcuni chiarimenti che spero possano essere utili anche a rassicurare, chiedo da questo punto di vista una disponibilità e un interessamento che so non venir meno da parte degli stessi interpellanti rispetto a una serie di informazioni tutt'altro che corrette e coerenti con quanto sta accadendo. Confido nel senso di responsabilità del consigliere Bertola che evidentemente, presentando questa interpellanza, vuole giustamente condividere le informazioni corrette rispetto soprattutto a quanto è oggetto di rilevamento sull'impatto ambientale. Ma andiamo in ordine. I consiglieri Bertola Appendino chiedono chi abbia autorizzato l'avvio della fase di esercizio provvisorio dell'inceneritore del Gerbito e con quale atto. Allora, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a TRM nel 2006 e rinnovata come la normativa richiede nel febbraio 2012 costituisce autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto secondo le modalità e le prescrizioni che lì sono indicate. Quali siano state le cause, le dinamiche, le contromisure prese per quanto riguarda l'incidente del 2 maggio? Anche qui la risposta è puntuale. Alle ore 18 circa si è verificato un blocco totale dell'impianto a causa di mancanza di tensione sulle sbarre di media tensione a 6,3 kV per un'infiltrazione di acqua a contatto con le stesse. Ciò ha comportato l'apertura per cortocircuito dell'interruttore di alimentazione del trasformatore che in quel momento alimentava entrambe le sbarre a 6,3 kV, causando la disalimentazione totale dell'impianto. Preso atto che il ripristino non sarebbe potuto avvenire in tempi brevi, è stata attivata la procedura di spegnimento e messa in sicurezza dell'impianto nella sua totalità. Ancora i consiglieri chiedono in particolare in cosa consistano i sistemi di sicurezza che sono entrati in funzione, se questi sistemi di sicurezza permettono l'abbattimento efficace delle polveri e delle sostanze inquinanti contenute nei fumi della combustione dei rifiuti anche a filtro elettrico spento, oppure se tali sistemi provvedano, una volta disattivato il filtro elettrico per via del blackout, semplicemente a rigirare i fumi nella ciminiera e di lì nell'atmosfera, evitando nel passaggio nei filtri successivi al filtro elettrico, i quali intaserebbero, dicono i consiglieri, si danneggerebbero per via delle polveri non filtrate dal filtro elettrico spento. Anche qui la risposta è abbastanza puntuale. Il generatore diesel di emergenza, che in caso di mancanza di tensione alimenta le utenze indispensabili alla corretta fermata della turbina, le luci di emergenza, oltre ad altre utenze, alle indispensabili, esempio SME e deodorizzazione, si è avviato regolarmente. L'impianto è stato immediatamente portato a spegnimento, regolando la combustione con l'obiettivo di spegnere rapidamente il rifiuto presente in griglia. Poco dopo è stato possibile avviare le operazioni di svuotamento della griglia del rifiuto. Tale procedura è conforme a quanto prevede la normativa, secondo la quale, cito testualmente, nei casi di guasto il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento. E ancora gli interpellanti chiedono quali siano le misurazioni effettuate dalle centraline di monitoraggio durante l'incidente, se esse contengano valori fuori norma di sostanze inquinanti e comunque se sia possibile averne copia. Naturalmente è possibile averne copia, non fosse altro che i dati registrati dalle centraline di monitoraggio sono pubblicate sul sito www.sistemapiemonte.it/ambiente/ SRQA Savona Roma Quadro Ancona / consultadati.shtml e naturalmente ho l'elenco diciamo dei dati pubblicati sul sito anche cartacei qualora il consigliere ne facesse richiesta immediatamente dopo la trattazione di interpellanza. Un funzionario della Direzione Ambiente ha analizzato i dati relativi rilevati dalla centralina TRM di Beinasco nel giorno del guasto, quindi il 2 maggio 2013, e si può osservare che, punto
Punto primo. Per il PM10 il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, come i consiglieri sanno, è 50 microgrammi per metro cubo. Tale valore non è stato superato né il 2 maggio né nei giorni immediatamente successivi. Anche se, a questo beneficio diciamo, di un'interlocuzione corretta, in realtà il 2 e il 3 maggio sono stati registrati valori leggermente più alti rispetto ai giorni immediatamente precedenti e successivi. Comunque, ribadisco, non è stato superato il valore né il 2 maggio né nei giorni immediatamente successivi. Per quanto riguarda il PM2,5, non esiste un valore limite giornaliero da rispettare, ma solo un valore annuale pari a 25 microgrammi per metro cubo. Comunque, i valori registrati il 2 e il 3 maggio sono in linea con i giorni precedenti e successivi. Per il biossido di azoto il valore limite orario per la protezione della salute umana è 200 microgrammi al metro cubo. Tale valore non è stato superato né il 2 maggio né nei giorni immediatamente successivi. Il 2 maggio si è verificato uno dei più alti valori rispetto ai giorni immediatamente precedenti e successivi, sia come massima media oraria che come media delle medie orarie, però in ogni caso non è stato superato il limite orario previsto dalla normativa. Per il benzene non esiste un valore limite giornaliero da rispettare, ma solo un valore annuale pari a 5 microgrammi per metro cubo. Il valore medio registrato il 2 maggio è in linea rispetto ai valori dei giorni precedenti. Mancano in realtà per un confronto i dati relativi ai giorni successivi, ma non appena li avremo naturalmente li condivideremo. Per quanto riguarda il mercurio elementare gassoso, i valori rilevati sia come massima media oraria che come media delle medie orarie, siamo sempre in linea con i valori dei giorni precedenti e successivi. Il monossido di azoto è l'unico parametro che segna un valore anomalo rispetto agli altri giorni, sia come media delle medie giornaliere che come massima media oraria registrata alle ore 9. Per questo parametro non esiste, come i consiglieri sanno, un valore limite di riferimento come concentrazione dell'aria per la protezione della salute umana. Ancora, chiedo scusa Presidente, ancora due punti da trattare. I consiglieri chiedono ancora se dunque l'amministrazione abbia la certezza che i fumi emessi dall'inceneritore durante e dopo l'incidente non fossero nocivi per la salute dei cittadini e fossero pienamente in regola con i limiti di legge. Il rapido spegnimento perseguito dagli operatori di sala controllo ha consentito di ridurre al minimo il tempo di combustione dei rifiuti nel periodo immediatamente successivo al blackout e conseguentemente le emissioni connesse alla fase di spegnimento. Si richiama nuovamente il corretto comportamento degli operatori che hanno condotto l'attività coerentemente con le prescrizioni normative, come ho detto già precedentemente. Si segnala comunque che in caso di guasto o malfunzionamento la norma consente la possibilità di superare i limiti emissivi per un massimo di 60 ore annue e noi naturalmente ci auguriamo che ciò non avvenga. Infine, se l'impianto sia attualmente fermo o se sia ripreso l'esercizio provvisorio, in tal caso con quali garanzie affinché l'incidente non possa ripetersi, chiedono gli interpellanti. Alla data del 17 maggio l'impianto non è in marcia. Al fine di garantire che non si verifichi nuovamente analoga situazione, si è operato per rimuovere la causa del guasto e sono stati installati ulteriori sistemi di allerta e allontanamento di eventuali acqua che dovesse raggiungere le sbarre di media tensione che sono state all'origine del guasto oggetto dell'interpellanza. Grazie Assessore. Consigliere Bertola. Grazie, ma ringrazio l'assessore per la risposta puntuale, che, proprio perché appunto a fronte delle notizie di questo incidente, che devo dire anche un po' forse con rammarico, non sono arrivate da TRM, ma sono arrivate appunto da voci, per cui forse in questi casi sarebbe opportuno che fosse il gestore dell'impianto che fa delle comunicazioni tempestive ufficiali su quello che è successo, ma comunque insomma a fronte delle notizie che circolavano, abbiamo ritenuto opportuno chiedere appunto i chiarimenti su cosa era successo, proprio perché non ci risulta che a tutt'oggi esista una versione ufficiale dell'accaduto resa almeno di pubblico dominio. Quindi insomma adesso ho ascoltato la risposta, sicuramente adesso andremo a vedere i dati e li analizzeremo meglio per capire appunto anche con i nostri esperti ovviamente che cosa è successo. E
certamente diciamo, comunque alcuni dubbi sull'impianto e su questo incidente restano, non soltanto i dubbi di principio, per cui voglio dire va bene che magari l'inquinante resti sotto i limiti di legge, ma come ben sappiamo noi crediamo che esistano altre tecnologie che prevedono di non bruciare proprio i rifiuti, per cui anche una particella di PM10 è troppo, nel senso che esisterebbe il modo di smaltirli senza bruciarli, magari anche recuperando la materia prima e quindi anche in maniera più efficiente sia ambientalmente che economicamente. Ma al di là del discorso generale è preoccupante che qualcuno, appunto io ho chiesto perché va bene l'autorizzazione integrata originale, ma ci deve essere qualcuno che il 30 di aprile ha detto va bene siamo pronti, dal 1 maggio attacchiamo tutto e poi il 2 di maggio, cioè il secondo giorno, succede una cosa che cioè, non è peraltro un piccolo problema, cioè che piova sulle sbarre di tensione 6.000 volt, insomma è un problema piuttosto grave se mi permette, cioè, diciamo che prima di avviare una macchina così complessa è così anche pericolosa perché comunque è un impianto industriale, quindi insomma cioè, forse almeno controllare che non piova sulla parte dove passa la corrente ad alta tensione sarebbe stato opportuno, poi capisco che se uno non prova a far funzionare le cose non vede se funzionano, però insomma ci è un po' incuriosito anche questa cosa, cioè, non abbiamo capito bene se c'è stata una fretta eccessiva di mettere in servizio l'impianto e perché, o se semplicemente era tutto normale ed è normale che succeda questa cosa al secondo giorno, però sicuramente qualche dubbio su cosa stia succedendo, come stia procedendo il lavoro, ovviamente è venuto. E poi appunto sull'incidente in sé mi fa piacere appunto sapere che sono state seguite le procedure, che quanto fatto è conforme alle norme di legge, eccetera, eccetera. Però la risposta alla domanda fondamentale, cioè cosa, che se veramente nel momento di incidente, come sostenuto appunto in rete da alcuni siti, alcune voci, eccetera, i fumi vengono semplicemente presi invece di filtrarli, mandati nel camino e mandati fuori, anzi dal fatto che su diversi inquinanti sono stati riscontrati valori anomali, mi sembra di capire che probabilmente è così, cioè non ho sentito una smentita a questa cosa, cioè va bene che la procedura di emergenza lo preveda, va bene che la legge permette di superare per 60 ore l'anno i limiti di emissione in caso di incidenti, però non è bello sapere che funziona, che se va via la luce, dato che il primo filtro che c'è per i fumi è elettrico e quindi senza corrente non funziona, allora i fumi vengono presi e buttati fuori nell'aria. Per cui, non so, immagino ci possono essere state delle valutazioni sanitarie in chi ha fatto la legge che dice che tutto sommato 60 ore di fumi oltre i limiti non ci fanno così male, ma io onestamente non lo trovo tanto sensato, cioè penso che i sistemi di emergenza dovrebbero essere tali in modo che anche se appunto va via la corrente e il filtro elettrico non funziona, che sto benedetto generatore diesel alimenti anche il filtro elettrico almeno per il tempo necessario a spegnere e quindi insomma i filtri continuino a funzionare finché non si è arrivati allo spegnimento, credo che sarebbe una richiesta ragionevole, non so, adesso approfondiremo proprio perché il punto della risposta non ho capito se è così, non è così, eccetera, però da quello che ho sentito temo che la versione che noi abbiamo letto, abbiamo messo in interpellanza, che cioè quella per cui i fumi vanno direttamente in atmosfera, sia quella vera. E quindi insomma adesso appunto vedremo le misurazioni, cercheremo di capire appunto, di trovare riscontri, però forse è il caso di approfondire la vicenda, non so se o discutendone magari tra un po' di tempo in commissione, qualcuno ci spiega esattamente come funziona questa procedura, quali sono i sistemi tecnici, insomma, però sarebbe necessario capirlo, anche perché tra l'altro adesso io apprendo, come peraltro avevo letto, che l'impianto è fermo, però stando alle persone che abitano intorno all'inceneritore continuano a vedere dei fumi che escono. Immagino sia manutenzione, impianto fermo, cioè ci saranno delle spiegazioni per questi fumi che continuano a uscire, cioè non è che adesso per forza, cioè se l'impianto è fermo e non tratta rifiuti, mi fido sul fatto che sia fermo e non tratti rifiuti, no? Però comunque il fatto che si continua a vedere fumi, puzza, eccetera, non so se appunto se è suggestione o se è verità, però perlomeno che sarebbe il caso che qualcuno ci spiegasse esattamente che cosa sta succedendo in questo impianto in questi giorni, perché appunto già c'è comunque un clima di sfiducia legato alla posizione, alla mancata condivisione della scelta di costruire l'inceneritore da parte della popolazione, anche di qualche comune intorno e così via. E credo che sia necessario essere assolutamente chiari su tutto quello che succede, proprio perché, diciamo, almeno per chi è convinto della bontà dell'impianto dovrebbe a maggior ragione volerla difendere, quindi spiegando esattamente per filo per segno ciò che accade e non appunto cercando un po' di nascondere questo genere di incidenti, perché francamente credo che appunto quello che è successo, cioè il fatto che non ci sia state comunicazioni ufficiali, che la cosa sia dovuta uscire un po' sotto banco e poi dopo 10 giorni cominciare, quando abbiamo presentato l'interpellanza magicamente dopo 2 giorni sui giornali è comparsa la comunicazione dell'incidente, queste cose anche fanno un po' pensare sul fatto che forse, sa come si dice, no? Se qualcuno ha qualcosa da nascondere, forse qualche problema c'è. Grazie. La parola all'assessore La Volta per una replica. Ma il fatto che qualcuno, come dice l'interpellante, voglia nascondere qualcosa, in particolare questo incidente, è smentito in realtà dai fatti, dalle comunicazioni ufficiali
di TRM e come tra l'altro già citato anche da alcuni organi di stampa che in realtà hanno riportato esattamente l'accaduto. Per quanto riguarda invece la volontà di nascondere o tacere dati, ribadisco che questo è il primo impianto con impatto ambientale mai realizzato, sicuramente in Italia, non so sinceramente in Europa e me ne scuso, che è accompagnato da un sistema di monitoraggio in tempo reale che naturalmente è a completamento ed è assolutamente complementare, qualcuno potrebbe dire accessorio rispetto ai sistemi di monitoraggio degli enti preposti, in particolare ASL e ARPA. Proprio in queste settimane si è ultimato il sistema di monitoraggio tecnico dei fumi che consentirà in tempo reale di avere una quantificazione delle emissioni, un dato rappresentato sul portale, sui portali citati, citato in precedenza in risposta all'interpellanza e citato anche nel sito del Comitato Locale di Controllo. Stiamo provvedendo all'installazione di alcuni totem informativi che in tempo reale trasmetteranno e comunicheranno alla popolazione, in particolare nei territori della, per quanto ci riguarda nella città di Torino, nel territorio della circoscrizione 2, presso la sede della circoscrizione e un altro che è in definizione di installazione. C'è massima trasparenza, per quello che io all'inizio facevo, chiamavo all'attenzione i consiglieri già abbastanza sufficientemente attenti a trasferire le informazioni corrette e, come è giusto che tutti sappiano, il motivo principale per cui in questo momento l'impianto è spento è perché per la prima volta, dicevo, nella storia di un impianto industriale a livello europeo si è deciso di attivare un sistema di monitoraggio della popolazione che non fosse ex post, che non fosse successivo all'entrata in funzione e al funzionamento a regime dell'impianto. Per un mese l'impianto verrà arrestato nel suo funzionamento per poter garantire la campionatura, il monitoraggio della porzione di popolazione che grazie a questo importantissimo, assolutamente innovativo sistema di monitoraggio che coinvolge tanti enti e tante personalità, anche il mondo scientifico, garantirà una corretta comparazione prima dell'impianto, del funzionamento dell'impianto, durante il funzionamento dell'impianto e anche successivamente. Una comparazione che caratterizzerà una porzione significativa dei residenti del luogo e una porzione significativa dei residenti in altre aree della città di Torino e in altri comuni contermini. Quindi c'è la piena trasparenza da parte dell'amministrazione, della società TRM e soprattutto del Comitato Locale di Controllo che, come i consiglieri sanno, vigila sull'impianto stesso e quindi mi sento di poter rassicurare che la trasparenza alla quale faceva appello il consigliere Bertola ad oggi è pienamente soddisfatta. Le informazioni anche da me citate in realtà sono già reperibili ed erano già reperibili nei giorni scorsi sui siti citati. Credo che valga la pena prendere atto complessivamente che c'è un sistema locale che si sta preoccupando di trasferire serenamente e con assoluta trasparenza tutte le informazioni che consentiranno alla popolazione, a noi amministratori, a tutti gli amministratori interessati di poter rappresentare l'attenzione che il sistema locale sta ponendo su questo impianto. Grazie. Grazie Assessore. Allora, l'interpellanza 1400 di... Scusa? Perché non ti ha risposto? Un attimo, Qual è sto sistema? C'è qualcosa a cui l'assessore non ha risposto? Non mi è chiaro, scusa. Sì, a me è rimasta aperta la domanda di come funzioni questo sistema di sicurezza, cioè se quando parte la procedura di spegnimento col generatore diesel i filtri siano accesi o siano spenti. Okay. Poi se volete... Va bene. Allora, commissione o anche per iscritto, come preferite, cioè non è che... No, possiamo segnalare al Presidente. Però invece di rimandare tutta l'interpellanza, facciamo una questione. Sì, no, ma allora io darei l'interpellanza discussa e chiederei al consigliere Bertola di segnalare il punto in particolare che ritiene di voler approfondire al Presidente della Sesta Commissione. D'accordo?
Grazie.